Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale e benvenuti ai nuovi sul mio canale. Allora, intanto mi presento magari per chi non mi conosce ancora, che si è imbattuto in questo video. Sono Alexander Russo e faccio il contadino. Allora, questa mattina vi volevo far vedere, siamo a luglio, siamo quasi a fine luglio, e se siete come me a altitudine circa 300 metri più o meno sul livello del mare, se volete potete ancora seminare i fagiolini, che infatti questi qua li ho seminati, poi vi spiegherò cosa mi è successo, e potete seminare ancora anche i borlotti, per cui andiamo insieme e seminiamo insieme i borlotti. Ecco qua il pezzetto dove voglio mettere i borlotti, praticamente sono queste 5 file, saranno lunghe più o meno 12 metri, 10 metri, e qua butteremo tutti i borlotti, mentre lì ho intenzione di mettere porri. Per cui, come vedete, ho già lavorato il terreno, l'ho già concimato e l'ho anche già, ho anche steso tutti i tubi di fresato. Qua non è stato fresato benissimo, come vedete. Comunque non ha importanza, perché appena iniziano a uscire, diciamo, i fagioli, noi ci daremo un bel colpo con la fresa, in modo che almeno cerchiamo di limitare le erbacee che crescono. Ok, adesso vi faccio vedere come semino i fagioli borlotti. La varietà che uso è una varietà che si chiama Buran, perché lingua di fuoco non li ho trovati, sono buoni uguali, eh? Ok, andiamo avanti. Allora ragazzi, preferisco tenere il telefono così senza il microfono, perché ho notato che col microfono mi si attiva soltanto quando io parlo e sentite solo la mia voce, ma penso sia bello sentire anche tutto quello che circonda, appunto, l'orto, cioè gli uccelli, i grilli, le cicale, le formiche, insomma, cicala, vabbè, lasciamo perdere, avete capito, insomma, tutti i rumori che ci sono in campagna. Adesso io inizierò a fare un solco qui, per cui farò il primo pezzetto, intanto ve lo spiego a voce perché dopo non parlerò, farò un solco e poi vi spiegherò cosa fare. Benissimo, abbiamo finito di fare il solco, non serve molto profondo perché sennò rischiate che il fagiolo, prima che esce, ci impiega parecchi giorni. Adesso vi farò vedere come semino i fagioli. Ecco come si presenta la semenza, non so se la vedete. Sì, ok, e li mettiamo così.
Benissimo, abbiamo finito. Come vedete, ora qui ne ho messi un po' troppi, comunque poi dopo, anzi togliamoli subito, va che è meglio. Comunque poi vedete come funziona. Ecco qua. Adesso dopo aver fatto la semina così, li andate a chiudere il solco. Io userò un rastrello, vi faccio vedere. Ecco fatto, finito tutto. Per cui, niente, non è per niente difficile, potete provare anche voi. Volendo, se avete un vaso, potete anche sbizzarrirvi sul vaso. E cos'altro vi posso dire? Dai, adesso, quando ho finito di far tutto, praticamente c'è tanta acqua, per cui, siccome che c'ho l'impianto goccia a goccia, lo apriamo piano piano, in modo che se l'assorbe e ce lo lasciamo per parecchio tempo. Ciao a tutti amici, al prossimo video!